Nel corso dell'intervista a Radio Serie A, Paolo Maldini, leggenda del Milan, ha ricordato così Silvio Berlusconi: ha portato un'idea moderna e visionaria non solo del calcio ma del mondo. Il primo discorso nella sala pranzo a Milanello ci disse che voleva che la nostra squadra giocasse il più bel calcio del mondo, lo stesso in casa e in trasferta, e che presto saremmo diventati campioni del mondo. Dall'anno dopo, perché il primo è entrato in corsa, è cambiato tutto. Ha preso preparatori, costruito strutture per competere con i top al mondo. C'è sempre tanta diffidenza per l'imprenditore che entra nel calcio. Sa chi poteva creare e ha creato qualche dubbio. Ma poi abbiamo capito i grandi vantaggi. La sua impronta è ovunque. A me piaceva molto la sua idea di cercare di giocare bene, cercare di vincere e rispettare l'avversario. Lui diceva che se non vince il Milan, mi fa piacere che vinca l'Inter. Naturalmente c'è rivalità, ma l'idea di essere onesto e arrivare al risultato attraverso il sacrificio e complimentarsi con un avversario se è più bravo di te è un insegnamento. Non si è mai logorato quel rapporto, facevamo tante battute, sono diventato amico di Pier Silvio e lui mi ha sempre trattato come secondo padre. Quando è stato ricoverato in ospedale mi ha chiamato perché voleva fare degli scambi Milan-Monza ed è stato divertente. Il calcio lo ha accompagnato fino all'ultimo momento e questo si sente e si trasmette a tutti, ambiente, città, luoghi e persone.